Mister Serpietri, 3-1 contro il Ceccano, per te insomma una partita particolare vista l'avversario, comunque anche oggi tre punti ottimi per mantenere il treno dell'Elite. Sì, allora innanzitutto ecco, hai detto una cosa giusta, Ceccano, io Ceccano ho fatto 3 anni, il nazionale ce l'ho veramente nel cuore, credo che sia la società a cui tengo più di tutti. È rimasto l'allenatore che è un amico fraterno, quindi veramente innanzitutto io faccio complimenti a loro, ci godiamo questa vittoria, comunque abbiamo fatto giocate importanti e credo che comunque è la squadra che ogni partita sta crescendo. Anche oggi insomma dove hai visto i miglioramenti che vuoi insomma in questo percorso che stiamo ammirando partita dopo partita? Miglioramenti, nel senso miglioramenti, i ragazzi sanno giocare, in pratica fanno bene le palle inattive, i vari moduli che chiedo e tutto quanto, era solo un discorso di in pratica di sicurezza, erano venuti a mancare un po' di giocatori nei mesi scorsi, diciamo che adesso sono rientrati tutti, a parte Fortunato che all'ultimo momento ha dato pratica forfè, però per il resto ecco, i giocatori sono rientrati tutti e credo che adesso è una squadra veramente, sì, è una squadra che fa divertire soprattutto. Andrea Galati, primo tempo un po' complicato, soprattutto per merito loro, si difendevano molto bene, poi insomma Lippolis ha trovato quel bellissimo gol e le cose sono andate un po' meglio. Beh sì, sapevamo fin dall'inizio che non era una partita facile, loro erano una buona squadra, hanno fatto insomma buone partite, lo sapevamo. Ecco, partita difficile, penso alla fine la vittoria è meritata. Primo tempo che si è chiuso l'1-0, abbiamo faticato a segnare, le occasioni sono state tante. E insomma, come ripeto, vittoria meritata, ma comunque sofferta anche meriti all'avversario che comunque hanno detto la loro. Per te insomma un rientro dopo un periodo non proprio facilissimo. Certo, per me diciamo è una doppia vittoria sia a livello personale che a livello di squadra. Sono contento perché diciamo è d'agosto che insomma sto faticando per giocare il sabato e oggi è stata la mia prima partita, quindi ecco, per me doppia soddisfazione. Mister De Vito, primo tempo, ottimo Ceccano, ben messo in campo, United davanti solo grazie insomma a una prodezza di Lippolis, poi secondo tempo sempre Lippolis a mettere insomma pressione, però siete andati meglio nella ripresa. Innanzitutto i complimenti all'Aprilia che conosco bene, conosco sia i nomi dei ragazzi, conosco benissimo Serpietri, abbiamo giocato assieme, quindi ci aspettavamo questo tipo di partita. Onestamente abbiamo fatto il nostro difendendoci non molto per scelta ma per le loro caratteristiche, nonostante ciò insomma siamo rimasti in partita e le individualità loro le conoscevamo e in effetti hanno fatto la differenza. Nulla da eccepire sul risultato, ma sono abbastanza soddisfatto della prestazione dei nostri. Noi ci dobbiamo salvare, quindi abbiamo obiettivi completamente differenti e queste prestazioni ti danno morale, insomma, siamo tutto sommato soddisfatti. L'unica nota stonata per noi, non per le decisioni perché abbiano inciso sul risultato, però l'arbitraggio ci ha penalizzato quantomeno per l'espulsione sui ragazzi, non assolutamente per il risultato che è ineccepibile, però insomma, come al solito abbastanza permalosi, questa cosa ci dispiace. Ecco, oltre a questa diciamo, caratteristica morale, mentale dei tuoi ragazzi, dal punto di vista tecnico ti porti qualcosa dietro da questa sfida? Sicuramente il saper soffrire, però insomma tutto sommato io come atteggiamento tattico noi siamo stati una squadra che abbiamo fatto nonostante ciò quasi 60 minuti sopra in pressione, sapendo i rischi, di solito chi viene qua si difende basso, però insomma non è una cosa che ci conviene, non è una caratteristica della nostra squadra, abbiamo provato un po' di palleggio, non è facile, però insomma ci portiamo un pizzico di personalità dietro che ci mancava fino adesso e spero che questa prestazione ci dia un pochino di morale in più.